Amici del Fox Endos, buonitali, ben ritrovati dopo la nostra Sebastiano Manuzza, le macchine, Leonora Baldini. Siamo a, non so, tipo decimo match della giornata, nono match della giornata, un casino, è stato tutto. In ogni caso, da una parte i Pegasus Galaxia di Velletri Prime, dall'altra i Bologna Bulls, sfida piuttosto interessante perché l'anno scorso queste due squadre si sono battute a lungo tempo per cercando di sorpassarsi durante la regular season, con i Prime che poi all'ultima giornata hanno siglato il decisivo affondo, complicando l'avanzata playoff dei Bulls. Squadre piuttosto rimaneggiate, soprattutto in casa Prime, con alcuni nuovi innesti. E da parte Bulls la stessa identica cosa. Siamo tutti pronti e gasati. Primo set, siamo partiti. Subito recupero di Colombo e Fabio Serra, la botta di Luca da parte Bulls. Ferro, Nicola Colombo, la botta doppia. Anzi no, ma è solo Ferro. Destra, la risposta dall'altra parte con Fabio che cerca di colpire Spallot. Ancora, l'avanzata di Ferro e Colombo. Il tiro di Nicola Colombo ha la capacità di teletrasportarsi a volte, è appena successo ragazzi. Ok, da parte Bulls, Fabio e Lavalle, sappiamo che Lavalle sa chiamare bene. E arriva la cinghiata di Fabio con il tiro di Nicolò, un contrattacco che non va. Palla affidata nello spot di sinistra, le mani di Poeti e alla sua intensità. Lo senti finte, cerca la fondo in post basso, resta in campo vicino alla linea di metà campo. Boedi, Colombo, la connessione doppia, la fine arriva solo Colombo con Fabio Serra che già ti parla per provarlo, ma non è a lui destinatario dell'attacco. Fabio Serra studia bene i movimenti del pallone, sa che torna indietro, un po' passivo in difesa e queste cose si pagano. La palla eliminata. Siamo 5 contro 3. Dopo un inizio difficoltoso di giornata sembra che il Prime abbia trovato alcune misure. Botta possente di Dessa, alla fine va. Mamma mia, Fabio Serra il controllo sul suo corpo. Come si è fermato a un millimetro la linea di fondo, ragazzi. Giocatore culto! E arriva lì in mezzo nel mucchio! Mister Serra, Colombo in gestione. Ragazzo prodigio di Velletri, pallone che va fuori, Dessa che giustamente sfrutta il momento, recupera, passa Fabio e guida il contrattacco, tirato proprio su Colombo, non va. Boedi, grande la pressione, finta e tiro da sotto, noi lo vogliamo vedere, alla fine apre su Davide ma non riesce a trovarlo. Ricordiamo che Davide, seppur timido nel suo approccio alla gara, comunque è una discreta cinghiata, quindi potrà essere utile nelle fasi di gara prolungata, soprattutto quando Dessa o Fabio decideranno di lasciare il campo, magari perché eliminati. Alessandro Boedi, Nicola Colombo, alla fine vai solo Colombo. Grande pressione da parte di Dessa, inizia a fare il pollo e dopo sono fatti i vostri. Colombo, l'accelerazione che la piazza, Dessa che va giù, la faggio non va. Ancora Boedu, sempre finte incessanti, sempre grande pressione. Ricordiamo che l'eroe della Boedu Dance dell'anno scorso, Colombo, bellissimo l'asse Boedu, Nick Colombo, che però non riesce a produrre l'eliminazione tanto sperata. La fine arriva a botta tripla, il pallone passa su tutti in fronte dei Prime, nessuno che riesce a approfittarne, doppia eliminazione. Non ho visto chi ha eliminato cosa, però grande prova da parte dei Bulls, grande carattere. E il tempo che scade esattamente in questo momento, ragazzi, che mamma mia, che cinismo da parte Bulls, sotto tutto il set, riesco a recuperarla all'ultimo. 2-0. Sei. No, ci sei, ci sei rosso. Ok, ci siamo. Secondo set, Fabio Serra con un po' di apprensione riesce a portare a casa la pelle. Va lo stesso Fabio Serra, piuttosto motivato su Nick Colombo. Grande pressione, i due giocatori migliori della partita, probabilmente uno contro l'altro. Riga. Con la punta del piede, peccato, bella comunque, bella la schivata, gesto atletico, però di Colombo. Ferro e Ale Boetu. Buona. Daniele, Ale Boedu, la connessione doppia, alla fine arriva Dani. Buona. Con il suo tiro davvero preciso e puntuale. Botta di Ale Boedu, Fabio Serra in pressione. Oh mio Dio, Davide, la sculata somma. Alla fine arriva Dessa, poi Davide a rimorchio.
Mamma mia, la double di Davide era tesa. Grande pressione, no! Doppia! Incredibile, ferro! Si porta a casa uno scatto doppio! 4 contro 3! Fabio Lavalle! Ale Buendu dall'altra parte, Buendu desco come al solito! Grande serie di finte, alla fine arriva questo tiro ad aprile che non va! La gestione è affidata alle chiamate della Valle, sempre puntuali, all'esperienza di Fabio Serra nella casa! Va alla fine con un po' di lentezza, va proprio la Valle! Tirano su Fabio Serra, Fabio Serra la vuole piazzare, ma non la piazza, Davide alla fine! Il tiro! A rimorchio Fabio, non vanno! Guarda, non mi sentono i giocatori. Lo so, succede. 4 contro 3. Luca, in pressione, non sa bene che lo fa, alla fine Ferro va. Poi dopo va Luca, proprio che si schiaccia. 1. Ale Boedro, Ferro. La chiamata nello spot secondo, occupato da Davide Ferrioli nel momento. Pallone che resta lì. E ragazzi, Davide Ferrioli, l'anno scorso magari poteva cadere in errore, quest'anno no. Puntualità nella giocata, precisione. I Bulls per il momento sembra un orologio svizzero. Non vorrei chiamarla però. Uno. Momento di pressione. Ci vuole qualcuno che rischi. Ci va Luca! E ha tirato! E prova! Ma cosa stiamo vedendo, signori? 3 contro 3. Un impietrito Fabio Serra deve cambiare la situazione. Sempre momento piuttosto buio per i Bulls, con quel pallone lì la rischiano. Uno. Fabio Serra, ci vuole personalità, e lui ce l'ha, e lui ne ha da vendere! Era ancora buono, ricordiamo che il pallone è sempre buono finché non tocca terra, per cui c'è tempo per stupire. Mamma mia, De Boedu, come fa il casino in campo, si gasa, arriva la botta di Davide, De Boedu, cerca il taglio, arriva la segnata! Bisogna mettere nel regolamento. Bisogna mettere nel regolamento. Parte quando fa le finte, non solo quando le finte. Uno. Arriva, botta possente di Davide. Ha un ottimo tiro, veramente una buona spalla. Uno. Un po' di precisione, ma ci siamo. Fabio Serra, arriva la cinghiata sulla colella, non va. Nick Colombo, subito pronto in pressione, arriva la botta possente, Condessa che va carico al centro. Uno. Sempre il pollo per lui, arriva la botta, non va. Uno. Oh! Presa al volo. Oh mio Dio! Presa valida. Uno. Reverse throw di Daniele Caprara, che non elimina di niente. Presa, un'altra presa di seconda subita. Da Daniele, davvero sfortunato, bellissima però comunque la giocata. Uno. Oh! E questa volta presa al volo. E questa volta è Daniele che può gioire, non se ne è nemmeno accorto questa presa di seconda. Arriva Ferro, doppio tiro che è piuttosto rischioso quando c'è un pirata dall'altra parte pronto all'arembaggio. L'arembaggio. La palla è là, ragazzi. Uno. Daniele Caprara, Nick Colombo. La connessione, arriva la botta possente su Poggi che non viene colpito. Bellissimo Davide! Arriva la celebrazione decisiva con Daniele Caprara che si mette sulle ginocchiere e sigla una presa davvero isperata. Tornare. Buonissimo tiro a chiudere di Nick Colombo. Direi che il Prime ha trovato una certa continuità, se vi ha tutta l'energia del pilota per ribaltarla. Allora serie. Uno. Devo non farsi avanti. Può stare? Vabbè. Devo prendere più avanti. Uno. Arriva la botta del solo Poggi con Niccolombo con questo tiro. Questo tiro a chiudere già la double in questo set con questo fondamentale. A questo punto rimane solo il pirata. 5 contro 1 nella sua comfort zone. Arriva la botta secca, non va. Vediamo se vinceranno i Prime oppure l'energia del pirata. Serie di finte, Dessa che accelera con 360, non gliene frega niente, va ancora! Mamma mia che bordello generale! Niccolombo, Ale Boedu, migliori interpreti di Velletri! Prova il contropiede ma non va! 4 a 2 per i Prime! Giusto? 4 a 2! Il ferro passa Niccolombo! Buona la botta, cercare la Valle ma non la trova. Uno, ancora. Due, tre.
Andrea! Se Fabio arriva, ci cade Fabio su spallo, ma non riesce a trovare il bersaglio. Bus un po' stanchi forse in questa parte di gara. Il pirata comunque prova sempre a metterci la... metterci il braccio, sempre a metterci la gamba! Questo 360, ragazzi, io non so quanti chilometri orari vada, ma se qualcuno mi mette un autovelox, a fine anno risaniamo il bilancio dello Stato. Uno. La Valle, gira per Fabio. Botta di destra, suona Boedu che c'è il pallone in mano ma non riesce nemmeno ad usarlo. Arriva Fabio, ultimo pallone su Daniele Caprara, non gliene frega nulla. No, 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 colpito. Colpito. Colpite basta. Dai, dai. Uno. 5 contro 4. Desa a gestire la situazione. La botta del ferro con Desa ancora una volta sull'uomo col pallone. Non gliene frega nulla. Ma oddio! Milena Colella, ragazzi, ricordiamo che se si mette a terra occupa lo spazio di un foglio di carta quando ne ha voglia. Botta di spallotta, non va. Come? Vai, uno! Due! È così che va, il pubblico lo sa. Ferro, serie di finte, va proprio Davide, la volta secca con Ferro che si dimostra uno specialista anche con queste palle. Botta è solo Ferro, grande pressione da parte di Desa, probabilmente colpito, infatti colpito. Ale Boedu era eliminato. Ale Boedu poteva essere esploso a terra ma non lo è stato, fantastico, si salva anche. Uno. Boedu e Ferro, la botta del solo Boedu con un po' circospetto in questa schivata, molto plastico. Arriva Fabio Serra, se lo carica tutto di spalla, non va. I nostri insiders dicono 30 secondi, Fabio Serra da casa sua non gli importa. Vai solo Ferro, Boedu, Ferro, le chiamate che arrivano puntuali. Compagno che viene colpito, se ci metteva le mani poteva prendere a volo. Serra, Serra veramente stanco, non si vede che è stanco. Due veterani Bulls a destra. Uno. Due culti Prime. Un rookie e un sophomore dei Prime. Subito Ferro che cerca l'accelerazione ma non la trova. E tempo. Sai che si è messo molto bene per i Bulls, ma i Prime non vogliono assolutamente abbandonare la partita. Ok, ci siamo. Recupero di Davide Ferioli che gira per Luca. Uno. Pressione di Nicolombo abbastanza scanzonata. Arriva la presa di Ferranti che ci fa vedere il pallone. Esatto, sono proprio io lo specialista. Questo lo suggerire. Desa, il contropiede velenoso con Colombo, ma che gioco di prestigio ha fatto? Switch and music per schivare. Scusate, scissor kick per schivare. Uno. Non siamo puntigliosi. Ferranti, Colombo, arriva a botte di Colombo, Desa in pressione, rinuncia anche al pollo, semplicemente va avanti e lascia che sia la sua mole a parlare per lui. Botta di Davide, che ragazzi ha questo spin che a me comunque fa impazzire. È vero, ha subito una presa prima, ma quel tiro mi piace uno. Molto. Caprara. Caprara, Colombo, non si capiscono, tira in doppio, Fabio Serra! Fabio Serra prova ad approfittare ma non riesce a prendere Colombo. Ancora lui. Sta fermo. Davide e Fabio. Nessuno fa le chiamate del caso. Alla fine va Davide abbastanza random. Tre palloni per i Prime. Oh mio Dio. Errore pesante di Fabio Serra con Ferranti che ci spara un'altra presina. Nick Colombo. Uno. Big D. Il tandem d'attacco e la botta possente di Nick Colombo che elimina. Decisamente i Prime hanno trovato il modo di fare male. Uno. Buona la gestione di Caprara. Grande pressing da parte sua ma adesso non importa. Arriva su spalla. Uno. Davide Ferioli. La cinghiata su Caprara che però difende sola palla. Tutto pulito. Cerca le sue gambe. Buona accelerazione di Davide Ferioli che però non riesce a controllare bene il tiro. Buono Desa che apre, alla fine Boedu schiva sliding sulle ginocchia. Siamo
5 contro 3, ma la partita sicuramente ancora tanto da dire. Grande accelerazione da entrambe le parti. Alla fine arriva la botta di Dessa. La Valle non è brava a gestire i palloni di rimbalzo. Una. Subito, pallone girato a Davide che non riesce a tenere in mano. Una. Due palloni affidati al Pirate, a Davide Ferioli. Alla fine va Dessa, ma pure Davide. Hanno tre palle. Cabrale non gliene frega. Lo colpisce direttamente in testa, poi va da solo. Ale Boedo, Niccolombo. Il solo Ale Boedo a un centimetro dal tallone della Vale. Una. Dessa e la Vale. La connessione è possente, va solo la Vale, non va. Una. Caprara e Niccolombo. Botta possente di Dessa, oggetto di attenzioni dei Prime. Dopo il tiro di Caprara scappa subito fuori. Una. Dessa e la Vale. Vanno entrambi, questo potrebbe essere un errore che pagheranno caro. Secondo me fra un po' arriverà una pioggia di piombo su Dessa. E oddio mio! Oddio mio, il Pirata! Il Pirata stava per fare una presa pazzesca. 82, giusto? Io vorrei andare in due. Colombo, un attimo di disattenzione, Dessa che ne approfitta! Mamma mia ragazzi, com'è passato in mezzo a tutto. Ale Boedo, anche lui abbastanza tira abbastanza le buche, ma non riesce a trovare il bersaglio. Fabio Serra va sul Caprara, ha provato, non so, dalle malattie, sembra che si sia tossendo, non so. Ok, Niccolombo arriva veramente preciso su quelle ginocchia. Una. Ragazzi, Ferranti, Ale Boedo. Arriva la botta del solo Ferranti. Ale Boedo gestisce la situazione. Alla fine tiro ad aprire che non elimina. Uno. Fabio Serra e Dessa, arriva la cinghiata di Dessa, mamma mia. Questo ragazzo. Uno. Nicola Ferranti alle Boedo. Il solo Ferranti con Luca che pensava che il pallone si fosse impennato, ma resta ben vicino a terra. Alle Boedo, tira ad aprire che non trova nessuno. Fabio Serra, grande la pressione. Uno. Finte. Due, tre. Alla fine vai solo Fabio. Con Dessa che non si risparmia in finte e pressione. Resta ancora lì. Dessa in post basso con la palla che sta andando di là, praticamente un suicidio. Uno. Ale Boedo, Nick Colombo. Botte del solo Ale Boedo. Uno. Muoio. Ferranti. Nick Colombo. Vai solo Nick, non trova Davide. Davide, Fabio, vai solo Davide. E questa volta il Ferro non riesce a chiudere la presa come due set fa. Oddio. Una. Davide, Fabio. Vai solo Fabio sull'ira, non va Niccolombo ancora. Il suo tiro da fondo campo oggi ha trovato un certo numero di avversari. Ancora una volta, Fabio e Davide. E io l'avevo detto che quel tiro era un po' strano, ragazzi. Niccolombo eliminato in difesa dal tiro sapiente di Davide Ferioli. Ancora Daniele Caprara. Davide dovrebbe recuperare quel pallone, ma adesso è un po' tardi. E alla fine paga proprio questa cosa! Fabio! Non ci arriva per un pelo e rischia un po' qui. Ultimo set. Stai fermo. Uno. Due. Tre. Vai solo Luca. Uno. Fabio in gestione. Subito in pilata, non gli frega mica niente. Giro di pallone un po' strano. Fabio Serra, ragazzi, come si salva a pelo. Uno. Luca consegna il pallone nelle mani di Fabio. Botta possente su Dani. E il pallone che... Presa al volo. Ragazzi, fermo. L'ho preso al volo di secondo il tiro. Ah, Fabio. Sei in campo. Sei difeso, qua sei impennato di niente. Fondo campo, ragazzi. Piedi sulla riga. Ti senti un po' stanco, ti arriva quel pelo più lento che La botta di Davide con questo giro da sotto, classico. Il Pirata, mamma mia, manca! Sulla forte pressione di Colombo, manca il pallone. Una. Davvero partita di grande spessore dei Prime, che stanno trovando modo veramente di fare male.
Uno. Tre palloni da parte Prime. Adesso posso scatenare il tiro potenziale. Mi ha anche Davide Ferioli. Uno. Oddio. Luca da solo. Uno. Poggi. Poggi chi gira Luca. Luca la vale. Arriva la botta del solo Luca. Che poi stringe Uno. Al centro per cercare la presa. Un po' di casino al centro, non si capiscono. Ok, Luca viene colpito. La vale e Poggi. La maggiore di casa Ferioli, chiamata veterana bus, chiamata all'impresa. Uno. La valle, ragazzi, nasce, cresce da specialista. Uno. Può sicuramente stupire, ma non riesce a causa della grossa pressione di Ferranti. In tutto questo, 11-3. Sonora vittoria dei Prime, davvero una gran prova per loro. Ok, solito retroscena, siamo qui collegati con il buon Ferro. Abbiamo visto un inizio un po' in salita per te, poi dopo ti sei ritrovato. Sì, la giornata è iniziata un po', eravamo un po' fiacchi, però ci siamo abituati dopo la seconda partita e adesso ce la stiamo giocando. Poi te devi anche difendere il tuo ruolo di specialista, che avevi comunque l'anno scorso con le clones. Per quanto riguarda questa cosa qui, presa al volo, che l'anno scorso sì, era esatto. Veramente una costante nel tuo gioco, quest'anno riesci a replicarla anche con questi palloni? Con i nuovi palloni, diciamo, io personalmente mi trovo abbastanza meglio, però con quegli altri anche, diciamo, non erano male. Ottimo, quindi comunque rimani un giocatore che può decidere la partita. A questo punto i Prime, luci e ombre oggi. Cosa pensi però da qui a fine campionato che possa succedere? Penso che miglioreremo, questa è la prima giornata, con le prossime penso che andremo sempre a migliorare. Ci dobbiamo allenare di più perché ultimamente siamo un po' fiacchi con gli allenamenti, però penso miglioreremo sempre di più. Quindi attenzione ai Prime, siamo pronti al cambio di passo, tutti attenti. Ciao ragazzi. Così. Ok, solito retroscena dopo questo avvincente match finito 11-3 giudicatosi dai Prime. Partita molto complicata contro dei Prime che si sono ritrovati nel corso della giornata. Voi invece arrivate forse a due vittorie, un po' la pancia piena. Considerazioni su questa partita? Questa partita, diciamo, la sapevamo che era molto difficile, però siamo riusciti comunque a fare un buon risultato, anche se abbiamo, diciamo, perso. Però... sei soddisfatto, sì. Mediamente, nonostante il risultato un po' l'abbiate pagato. E voglio sapere un po' cosa ne pensi, visto che tu hai provato anche i palloni dell'anno scorso, questo cambio, ho visto che comunque è un tiro piuttosto ritrovato, un bel giro, cosa ne pensi? Rispetto all'anno scorso, sì, questi palloni sono molto più comodi, diciamo, anche come per tenerli in mano e per essere più leggeri rispetto agli altri. Ottimo, bene, sono contento del tuo comfort. Ho fatto questa domanda un po' a tutti oggi e l'ho fatta anche degli elementi dei Bulls. Voglio sapere cosa ne pensi del futuro, insomma, come vedi la tua squadra, che traguardi potete raggiungere? Secondo me possiamo raggiungere abbastanza dei buoni risultati durante l'anno, possiamo migliorarci, sì, quello è vero. Abbiamo una squadra, diciamo, nuova quest'anno, altri componenti un po' più vecchi che sono da un po' di tempo, però comunque una buona squadra. Bene, quindi buoni prospetti per il futuro, buoni propositi. Io e Davide vi salutiamo. Bella lì, ragazzi.